Buongiorno e bentrovati al TG Noi Giorno. Andiamo subito a vedere le notizie della mattinata. Iniziamo dal sito internet di Noi TV. In apertura un titolo di cronaca: ruba portafogli dimenticato in un negozio, ma viene scoperta dalle telecamere. Andiamo a vedere la notizia. Una donna è stata denunciata per furto per aver rubato i soldi da un portafogli dimenticato da un'altra donna sul bancone di un negozio. Il tutto è iniziato quando una signora si è recata in questura a Lucca per consegnare un portafogli che aveva ritrovato in terra. Non c'erano soldi, ma c'erano i documenti della proprietaria che la polizia ha rintracciato in poco tempo. La proprietaria ha spiegato agli agenti di essere convinta di aver dimenticato il portafogli contenente ben 600 euro in contanti sul bancone di un noto negozio di giocattoli. La polizia ha quindi controllato le immagini delle videocamere di sicurezza del negozio, accertando che in effetti la donna, dopo aver pagato, se n'era andata dimenticando il portafogli sul bancone e che un'altra cliente non vista aveva subito preso il portafogli e lo aveva infilato nella propria borsa, cioè lo aveva rubato senza essere vista da nessuno. Grazie però ai dati forniti dal negozio, gli agenti sono riusciti a rintracciare la responsabile del furto e la donna, vistosi scoperta, ha ammesso le proprie responsabilità ed ha restituito il denaro, non evitando comunque la denuncia per furto. Adesso cambiamo argomento e andiamo a vedere la nuova modalità di pagamento per gli autobus a Lucca che è stata presentata questa mattina in Piazzale Verdi. Per pagare il biglietto dell'autobus basta passare la carta di credito appena saliti a bordo. Questa è la novità per l'acquisto del biglietto urbano di Lucca presentata dalla compagnia Toscana Trasporti, alla presenza tra gli altri del sindaco Alessandro Tambellini. Un sistema, è stato detto, che serve per rendere ancora più semplice e immediato l'utilizzo del mezzo pubblico. Il pagamento con carta bancaria contactless entra in funzione a partire da questa settimana. Sarà sufficiente avvicinare la carta alla validatrice posta nei pressi dell'autista per acquistare un biglietto urbano valido per 70 minuti del costo di 1,50 euro. La luce verde e il bip certificheranno l'avvenuta transazione. Ogni volta che si cambierà l'autobus per lo stesso viaggio si dovrà ripetere l'operazione di validazione, che ovviamente non comporterà ulteriori pagamenti nell'arco di validità dei 70 minuti. In caso di verifica a bordo sarà sufficiente comunicare al personale le ultime quattro cifre della propria carta. Il controllo avverrà nel pieno della riservatezza bancaria. Il sistema di pagamento è stato fornito dalla AEP, azienda di Signa, in provincia di Firenze. Una modalità che rende la Toscana la regione con il maggior numero di sistemi di pagamento a bordo dell'autobus senza dover utilizzare il contante. Continuiamo a parlare di trasporto pubblico, ma con le immagini andiamo a Capannori. Questa mattina è entrato in servizio Tandem, la nuova navetta con corse gratuite ogni ora che unisce Marlia con San Leonardo in Treponzio, passando per il capoluogo. Nelle immagini vedete il sindaco Menesini con alcuni esponenti dell'amministrazione comunale di Capannori. Il servizio, promosso dal comune e gestito dalla compagnia Toscana Nord in collaborazione con Vibus Club e l'ufficio trasporti della provincia di Lucca, permette a tutti di spostarsi e raggiungere i principali servizi, dagli uffici comunali ai presidi sanitari, dai poli scolastici agli insediamenti produttivi di Carraia, lasciando a casa l'automobile. Tandem, infatti, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19 il sabato mattina e anche il sabato mattina, e avrà la coincidenza con la linea 6 per Lucca da piazza Aldo Moro, quindi davanti al comune di Capannori. Adesso torniamo al sito internet di Noi TV per un'altra notizia di cronaca. Eccola qua: vandalismi contro il monumento ai caduti al cimitero di San Pietro a Vico. Distrutti i vasi che arredano il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. L'atto di vandalismo si è verificato questa notte. A denunciarlo è stato il consigliere comunale del Partito Democratico Enzo Giuntoli. I vandali hanno distrutto tre vasi in marmo, abbandonandoli poi nel campo accanto. I vasi erano posti alla base del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Non è il primo episodio di vandalismo o di furto nei negozi della Lucchesia in questo periodo.
Con le immagini adesso ci spostiamo in Versilia, andiamo a Viareggio per la camminata per salvare la Pineta di Levante che si è svolta ieri pomeriggio. Una camminata per difendere la Pineta di Levante. Circa 120 persone hanno preso parte all'iniziativa che questa domenica mattina ha animato la Pineta di Levante a Viareggio. Due percorsi da 5-10 km fra lo Stadio dei Pini e Torre del Lago, con partenza e arrivo dalla palazzina di Via Indipendenza che dovrà essere abbattuta per costruire la Via del Mare. Del resto l'iniziativa vuole proprio sensibilizzare sul valore della Pineta, che in piccola parte sparirebbe per lasciare spazio alla strada. Un tuffo fra i colori e i profumi dell'autunno che i partecipanti alla camminata hanno riscoperto e diffuso tra video e foto postate sui social. Siamo molto soddisfatti perché stiamo increscendo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso avevamo raggiunto circa le 100 persone, le 100 unità, siamo circa sulle 120-130 unità e siamo molto soddisfatti di questi. Abbiamo avuto anche dei partecipanti non della città di Viareggio, sono venuti da Forte dei Marmi, sono venuti da Serravezza, sono venuti da Massarosa. L'obiettivo di questa camminata è unire sport, ambiente, salute. La nostra Pineta va vissuta e non distrutta. Questo è il messaggio che vogliamo dare, che è un messaggio positivo. Non vuole essere né polemico, né, vuole essere soltanto un messaggio positivo per cui i viareggini devono capire che il loro ambiente è stata la loro ricchezza per anni e deve continuare ad esserlo. A presidiare le bellezze della Pineta di Levante, da qualche mese c'è anche il Museo Popolare, allestito dai collettivi Dada Boom e Superazione. È un'operazione di disobbedienza civile che porta l'arte nella Pineta per cercare appunto di trasformare la zona che dovrebbe essere ricoperta da asfalto e cemento invece in una galleria d'arte, una galleria d'arte a cielo aperto, per cui nel momento in cui loro penseranno di radere al suolo gli alberi e così via, dovranno radere al suolo, diciamo, anche delle opere d'arte. La battaglia dei comitati Noasse è pronta a ripartire. Dopo l'imminente approvazione definitiva del regolamento urbanistico, previsto ai primi di novembre, i comitati sono pronti a mettere in campo nuove azioni concrete per bloccare la nuova strada della Darsena, che dovrà attraversare la Pineta passando a sud dello stadio. Come avete sentito dal servizio, la camminata si è svolta domenica mattina, non nel pomeriggio. E sempre domenica mattina a Massarosa c'è stato il raduno dei fuoristrada. Vediamo anche in questo caso il servizio di Federico Conti. Un centinaio di fuoristrada da tutta la Toscana si sono ritrovati all'Off Park Versilia della Gulfa a Massarosa per il Memorial Infanghiamoci con Sergino, quinta edizione del raduno per appassionati di off-road dedicato al compianto volontario della Misericordia di Torre del Lago, prematuramente scomparso e amante del 4x4. Una passione dirompente, quella per i fuoristrada, una scarica di adrenalina tra salite impossibili e tuffi spericolati nel fango che sembra ormai contagiosa, con club che si moltiplicano in tutta la Toscana per preparare ad una guida sportiva sicura. I ragazzi si stanno avvicinando al mondo del fuoristrada. Pensa che pochissimi anni fa eravamo circa 6.000 iscritti in federazione e nel giro di 2-3 anni siamo arrivati a essere 9.000 iscritti. Il mondo del fuoristrada è un mondo nuovo, un mondo dove non si fa solamente un fuoristrada dedicato a divertimento puro della persona. Il mondo del fuoristrada vuol dire condividere con gli altri la passione. Per il Parco della Gulfa, circa 12 ettari da poco acquistati dalla Versilia Off-Road, è una fase di grande sviluppo per creare a Massarosa una forte attrazione sportiva. Abbiamo avuto, diciamo così, l'omologazione da parte della provincia e stiamo facendo un percorso progettuale per dotarlo di strutture. Tutto parte dall'Off-Road Versilia, che è il nostro club, che è un club che ha 32 anni e che attualmente è per il terzo anno consecutivo il più grande club d'Italia, abbiamo circa 200 iscritti. Da questo club è stata fondata la cooperativa, che è la proprietaria di questo parco qui, che in pieno regime ospiterà non solo i veicoli a trazione integrale, ma anche biciclette, downhill oppure mountain bike, trekking a piedi e a cavallo. Il Memorial, organizzato dall'Associazione Sergino con la Off-Road Versilia e il patrocinio della Federazione Italiana Fuoristrada, ha da sempre finalità benefica. Anche quest'anno abbiamo avuto una bella partecipazione da tutte le associazioni della zona, che come sempre ci danno una mano per il nostro progetto, che ormai sono 5 anni che andiamo avanti con questo progetto di beneficenza. Ora quest'anno doniamo un defibrillatore per l'Avis,
È tutto per la cronaca, adesso passiamo allo sport, prima però c'è la pubblicità.